Eccoci qua. Sì, lo so, ma tu lo sai che adesso qualcosa, insomma. Quindi c'è un leggero ritardo sulla. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Apriamo anche in live l'appello con. Ovviamente episodi tipo questo della diretta. Grazie. È un'uscita, si chiamano Padovanelle queste uscite qua. E tanto buongiorno a tutti, apriamo la nostra sessione di laurea con la programmazione, non la programmazione, ma l'approvazione dell'esame delle lauree triennali. Sapete che poi ci sarà un evento a parte che si organizzerà successivamente, in cui ci sarà la programmazione direttamente dal magnifico rettore. Quindi, prima di passare, come sempre, noi abbiamo discusso dei lavori dei ragazzi che vengono licenziati nella triennale. Nella nostra discussione, devo dire io che non sono più così giovanissimo, non so che dire, a metà, diciamo, della vita, ma insomma che ho finito la mia carriera, devo dire che ogni volta rimango sempre più così colpito dal fatto che i lavori dei ragazzi sono lavori che affrontano con analisi e poi nella triennale, quindi rimango sempre più, no, uno diceva la triennale, no, sono lavori veramente, insomma, approfonditi dove i ragazzi dimostrano capacità di analisi e quindi di apertura e di possibilità di continuare con pieno successo anche quando vogliono nelle lauree, quelle specialistiche, nelle lauree magistrali. Detto questo, quindi passo direttamente alla lettura e chiamerò un candidato alla volta e poi diciamo i candidati sono quattro. Allora, Mecucci Stefano. La commissione ha approvato il suo esame di laurea, pertanto le conferisco la laurea in economia aziendale con voti 104 su 110. Grazie. Simona Astori. La commissione ha approvato il suo esame di laurea, pertanto le conferisco la laurea in economia aziendale con voti 89 su 110. Alessia Betti. La commissione ha approvato il suo esame di laurea, pertanto le conferisco la laurea in economia aziendale con voti 105 su 110. Clara Raggi. Eccoci qui. La commissione ha approvato il suo esame di laurea, pertanto le conferisco la laurea in economia aziendale con voti 101 su 110. È stato indolore e ci vediamo per chi si è iscritto alle lauree magistrali. Ciao a tutti. Auguri. Riprenderemo tra poco con le lauree, lo dico perché streaming, riprenderemo tra qualche 10 minuti, 20 minuti, riapriremo il canale per poi aspettare per le lauree magistrali. Bene, termina streaming.
Good morning. Inglese? Yes. She discussed English. Good morning, Nailia. Hi, good morning. We are waiting a few minutes to start the discussion. Yeah, I'm ready. Okay. Would you try to... Yes, would you try to project your slides on the screen, please? Yes, sure. Sure, just a sec. Okay. Okay. Just... Nailia, just okay. Just focus on the presentation. Okay, fine. Okay. Do you see my screen? Is it okay? Yes. Okay. Okay, great. Can I start then? Yes. Just a few minutes, okay, Nailia. Okay. Okay. Then I'm waiting. Okay. Mm-hmm. You can turn off your microphone by now. Okay. Mm-hmm. But you can leave your presentation on the screen since you are the first one to discuss. So you can leave your presentation, but please turn off your microphone. Okay.
online. Allora, iniziamo, prendiamo con... Ok. Buongiorno a tutti. Per noi è il secondo round, perché ovviamente abbiamo fatto le lauree triennali qualche decina di minuti fa. Riprendiamo con le lauree magistrali, in particolare Babaeva Nalia. Dirò due parole giusto in inglese solo per passare il microfono. Who is our student and is linked, she is connected online and she takes a thesis with the professor Michela Piccarozzi. And I leave the floor to her. Okay. Okay. Good morning. Nailia presents a research work about the greenwashing with a comparison between Russian and Italian consumers. So please, Nailia, start your presentation in 10 minutes to explain your work. Thank you. Yes. Hello, everyone. I hope you can hear me well. My name is Nailia Babaeva. I'm an exchange student from Russia. Unfortunately, because of COVID, I couldn't be in Italy to present my thesis, so I will do it online and I hope it will be interesting. So I would like to draw your attention to a research devoted to the problem of companies' misuse of the green image. The area of research is greenwashing as one of the phenomena of environmental marketing. The relevance of the study is the insufficient knowledge of this phenomena in Italy and in Russia. So the aim of the study is a comparative analysis of the phenomena of greenwashing in the Russian Federation and Italy, as well as the search for potential ways to reduce the impact of this practice on both the consumer and the manufacturer. So based on the set goal, the research tasks are presented on the following slide. To achieve the set goals, two methods of analysis were used. The first one is an expert interview, and the second one is the customer survey. The precondition for the use of the expert interview was the lack of reliable information on the eco market. The survey involved finding out the opinion of the respondents on the problem in the form of an impersonal internet survey. The survey involved finding out the opinion, the impersonal internet survey. Having studied the theoretical basis, I came to the general interpretation of greenwashing presented on the slide. So in general, we could say that greenwashing is a global problem that violates the principles of environmental marketing. Due to the fact that greenwashing is a rather hot topic, the research undertaken by me consisted of comparing the behavior of Russian and Italian consumers. Since Russia is one of the last places in environmental interest in comparison with the rest of Europe, I decided to compare the situation in the Italian environmental market with the Russian one. Immediately before conducting the expert interview, the main hypothesis and sub-hypothesis of the study were put forward, which were supposed to be adjusted during interviews with experts and then checked during the consumer survey. As for Russia, the main hypothesis of this study was formulated as follows. More than 50% of consumers in Russia aren't aware of the greenwashing. And the sub-hypothesis you can see on the slide. So during the interview, the experts were asked to give a detailed answer to 13 questions related to the environmental situation in Russia, the behavior of Russian consumers, and trends in the environmental market. On the slide, you can see three Russian experts that took part in my expert interview. That's Anastasia Plužnikova, Anastasia Prikashikova, and Anna Maria Udotova. So here you can see the results
our experts told us. For example, the eco situation in Russia, they perceive as a bad. Yeah, so they are unsatisfied with the eco situation in Russia. But still, you can see that all of them see good trends in Russia. So Russia can still become an eco-friendly country. As you can see on the screen, the main hypothesis of the research was proven to be right. Another sub-hypothesis was proven to be right. One of them was wrong, and I've also added, after the expert interview, two more additional sub-hypotheses that I will check during the consumer survey. And now about Italy. So the main hypothesis of Italy was that more than 50% of Italian consumers are aware of the greenwashing marketing practice. And also sub-hypothesis that Italian consumers are willing to pay more for a product if it's eco-friendly. And Italian consumers are more willing to buy goods of their own production, which means like Italian production. Here I had a chance to talk to two great experts, that's Alex Bellini, and that's Teresa Agavino. I hope I pronounced their names right. So as you can see on the slide, both of experts, they had the same opinion about everything in Italy. But like in Russia, like Russian experts, they perceive the eco situation in Italy like a negative one, but they have a good forecast and trends for Italy. And also, you can also see here that the awareness, they think that Italian consumers, they don't know about greenwashing. So we'll check it during the customer survey. So the main hypothesis was proven to be wrong. One of them was proven to be right. And also we had two additional hypotheses like in Russia. And now let's go to customer survey. So here's the customer profile of Russian consumer. The most of respondents were female, age 18 to 25, not married, from Nizhny Novgorod, without children, and their income is 23,000 rubles. For Italy, so sex was divided like half to half. Age 18 to 25, also marital status 50 to 50, children 50 to 50. The main city was Rome, and the average income was 1,200 euros. Now about behavior. When I asked Russian customers, Russian respondents, if they're interested in eco situation in Russia, 83% answered that yes, they are interested. When they're making a purchase, for them, it's important the price and the composition. When I asked if they buy goods with the labels eco, natural, and so on, they said 69%, they said that they're buying these kind of products. But when I presented fake eco labels and asked them if they would buy a good with this label, as you can see, 80% they didn't recognize fake eco label, and they said yes, we would buy it. Now about Italian customers. Here was a bit strange situation for me, because only 53% of respondents told that they are interested in environmental situation in Italy. For them, it's important, the price and the composition is important when they're making a purchase. They also are ready to buy goods with eco, natural, organic, and so on. And they also didn't recognize the fake eco labels. 63% told that they would buy a good with these fake eco labels. What I did, I presented a picture where you can see the greenwasher company and where you can see the organic company.
And I told the customers that they should choose one of these goods. Yeah. So like you see in Russia, most of people voted for the Agusha brand, 27%, that's a greenwasher. And for the Spilionek brand, only 70% said they would like to consider, and 27% voted for the Spilionek brand, and 17% said they would like to consider the composition in more detail. What's strange that we can see here the label, yeah, so that means that's a good label in Russia. That means that the brand is eco, but still most of Russian consumers, they chose greenwasher. So they don't know about greenwashing. And about Italy, here we can also see, here's the greenwasher company and here's the organic company. So about 63% of those who voted in Italy, they voted for Green Bear brand. So for Eco One, and 36% voted for the this Look brand. However, it should be noted that the choice of the first brand, although it was eco-friendly, was not based on an eco certificate that you can see here, eco label, but only on the color of the bottle. So when I was analyzing the answers of respondents, they all told that, so this one is green, so I think that's why it's eco. So that's how manufacturers, they lie to us, yeah, by making everything green, by making everything look organic, and that's how consumers get misled by the manufacturers. And about the greenwashing awareness in Russia, as you can see on the slide, 80% don't know about greenwashing. And here in Russia, our consumers, they don't trust Russian manufacturers. They trust only to non-Russian manufacturers. And when I asked if they are ready to overpay for eco-friendly good, they said that they are not ready to pay for eco-friendly good. So most of them, 59%, they would like to buy a normal, non-eco-friendly good for not a high price, of course. In Italy, you can also see that the situation is a bit better, but not much. 78% don't know about greenwashing. So in Italy, most of respondents, they trust Italian companies more than non-Italian companies. And Italian consumers are ready to overpay if it's an eco-friendly good. So hypothesis in Russia that were proven to be right is the main hypothesis. So more than 50% of consumers in Russia are not aware of the greenwashing phenomena. Russian consumers are more willing to purchase goods from Western manufacturers, also non-Russian. More than 50% of consumers do not distinguish green PR from eco-friendly goods. The majority of Russian consumers do not aware of the availability of environmental certificates and eco labels. And the one was proven to be wrong is that Russian consumers are ready to overpay for a product if it's proven to be environmentally friendly. And now about Italy. So the main hypothesis was proven to be wrong. So consumers in Italy, like in Russia, are not aware of the greenwashing phenomena. Two of sub-hypotheses, they also were proven to be wrong. So Italian consumers, they don't know about eco labels and they don't distinguish green PR from eco-friendly goods, but they are willing to overpay for a product if it's eco-friendly. And they also like to buy products from Italian manufacturers. So the survey showed that the Russian and Italian consumers are not aware of the existence of this phenomenon, greenwashing, which makes us understand that greenwashing is a completely unexplored topic and hurts consumers and also non-greenwashing manufacturers. Thank you for your attention. That's all for today. Thank you very much. Any question from the commission?
Okay, thank you very much for your presentation, and you can close the mic, and we can continue con Gloria Visconti, che porta una tesi con me. Eccoci. Scusa. Grazie Presidente. Perfetto. Ok, aspetti che... Dunque, grazie. La webcam. Tirando. Ok, buongiorno a tutti. Sì, Gloria, aspettate che preparo anche le slide. Discute una tesi dal titolo Pandemia da Covid-19 e disuguaglianze di reddito in Italia. Quindi affronta il tema dedicato delle disuguaglianze di reddito e considerando appunto i potenziali impatti e effetti provocati dalla pandemia. Lascio la parola alla candidata. Prendi il mouse. Allora, buongiorno a tutti. Il mio elaborato ha lo scopo di analizzare il fenomeno delle disuguaglianze. Se poi senti che non ce la fai, poi lo sanifichiamo, dai. Allora, il mio elaborato ha lo scopo di analizzare il fenomeno delle disuguaglianze economiche, intese come la disparità nella distribuzione del reddito, partendo da un'analisi storica che considera alcuni anni compresi tra il 2007 e il 2019, per poi ricorrere a due modelli di simulazione, redatti rispettivamente da parte di Filippis per quanto di Banca d'Italia e dal MEF, per verificare il possibile impatto che la pandemia potrebbe avere su tale fenomeno, proprio perché ancora non abbiamo dei dati certi a disposizione. Le disuguaglianze economiche vengono misurate tramite due indicatori fondamentali. Abbiamo l'indice di Gini, che è un indice di concentrazione, dove il valore tanto più è vicino all'uno, maggiore sarà la disparità, in questo caso nella distribuzione del reddito. Vediamo nella prima tabella due configurazioni di tale indice. L'indice calcolato sul reddito disponibile equivalente, reperito nei report pubblicati dall'Istat sul reddito e le condizioni di vita della cittadinanza. E vediamo come questo indice sia tendenzialmente crescente fino al 2015 per poi avere una leggera riduzione nell'ultimo anno. La seconda configurazione invece fa riferimento al reddito lordo, è stata calcolata grazie a una nostra elaborazione delle statistiche fiscali pubblicate dal MEF che ci hanno permesso appunto di calcolare una approssimazione di tale indice, quindi sul reddito prima del prelievo fiscale. Nel secondo grafico possiamo vedere come si sta la distanza tra i due valori e questo può essere essenzialmente ricondotto all'effetto redistributivo che viene esercitato dal settore pubblico, inteso sia come trasferimenti di natura monetaria a favore della quota di popolazione meno abbiente, sia come progressività del sistema impositivo stesso che consente di applicare delle aliquote ridotte a coloro che hanno un reddito che rientra entro un certo limite. Il secondo... Che cosa è successo? Tranquilla, vieni qua, ci penso. Qua, piccoli inconvenienti. Proviamo le difficoltà, lo facciamo qua, per vedere che se riuscite a... Gloria, pigia sotto la freccina in basso, vedi? Dove c'è il dispositivo a 1 di 13. Okay. La freccina, perfetto. Allora, il secondo indicatore invece è il rapporto interquintile. Si parte suddividendo la popolazione in cinque parti, dove il primo quinto rappresenta il 20% meno abbiente, mentre l'ultimo quinto rappresenta la quota di popolazione più ricca. In delle condizioni di perfetta equidistribuzione, ciascuna categoria dovrebbe detenere circa il 20% del reddito, però possiamo già vedere come nel 2007 eravamo ben distanti dal raggiungimento di questo obiettivo. Rapportando la quota detenuta dall'ultimo quinto con quella detenuta dal primo quinto, otteniamo il rapporto interquintile. E confrontando il 2007 con il 2019, possiamo vedere come anche tenendo conto di questo indicatore, il fenomeno sia peggiorato. Sempre grazie all'elaborazione dei dati pubblicati dal MEF, abbiamo costruito la curva di Lorenz, che è un ulteriore strumento che ci permette di analizzare il fenomeno delle disuguaglianze. Tanto più la retta spezzata si dista dalla bisettrice di equidistribuzione, maggiore è la disuguaglianza. E a conferma di quanto detto in precedenza, possiamo vedere come la quota che rientra tra lo 0 e il 20% della popolazione più povera si distacchi maggiormente da tale retta, ad indicare il fatto che c'è una maggiore disuguaglianza. Definito il contesto in cui l'Italia si inserisce, andiamo ad analizzare due modelli di simulazione. Il primo è redatto appunto da parte di Filippis con lo scopo di stimare la dinamica della distribuzione del reddito nel primo semestre del 2020
valutando contestualmente anche l'efficacia delle misure ad hoc previste dal governo. Si parte da una base di dati, che è quella dell'indagine sulla forza lavoro, che fornisce informazioni sui salari mensili dei dipendenti, che poi vengono trasferiti su lavoratori autonomi tramite alcune variabili definite dagli autori, e poi perché le informazioni vengono pubblicate con un ritardo ridotto rispetto al periodo di riferimento. Il modello parte da alcune assunzioni di base. Innanzitutto l'unità statistica considerata è la famiglia, quindi tutti i redditi percepiti dagli individui vengono aggregati a livello familiare in base ad una scala di equivalenza definita che assegna un punteggio a ciascun componente della famiglia. Inoltre la riduzione delle ore lavorate viene basata sulla riduzione dei valori aggiunti di ciascun settore e il tasso di crescita delle retribuzioni è basato su quello registrato nel primo trimestre. Vengono inoltre definiti tre scenari come lo scenario di base che prevede l'applicazione di alcuna misura compensativa, lo scenario pre-Covid che prevede il mantenimento delle misure in vigore prima dell'avvento della pandemia e lo scenario post-Covid che invece tiene conto delle misure che sono state emanate dal governo a partire da marzo 2020. Dal grafico possiamo notare i principali risultati che la simulazione ha ottenuto. Possiamo vedere come in base allo scenario di base, quindi senza alcuna misura, la quota di popolazione che avrebbe avuto più ripercussioni negative in termini di perdita di reddito è proprio il primo quinto. Aumentando la perdita di reddito di quella categoria, sarebbe incrementato a dismisura anche il fenomeno della disuguaglianza economica. Al contempo però vediamo come con lo scenario post-Covid la perdita di reddito si riduce quasi totalmente e quindi in base a questa prima simulazione si afferma che le misure post-Covid sono state efficaci e sono riuscite perlomeno a mantenere costante il livello di disuguaglianza presente prima dell'avvento della pandemia. Il secondo modello invece è relato dal MEF, in questo caso il periodo di tempo considerato è solamente marzo e aprile 2020, e anche in questo caso si vuole misurare l'efficacia delle misure previste però dal decreto Cura Italia. Le informazioni fanno riferimento ai dati OSINT del 2018 che vengono trasferite al 2020 tramite un microsimulatore definito Tax Benefit che permette di trasferire le informazioni mantenendo costanti le caratteristiche di consumo della collettività e modificando le politiche in atto in un determinato periodo. Anche in questo caso abbiamo tre scenari che fanno riferimento al non verificarsi della pandemia, al verificarsi della pandemia senza misure ad hoc e infine le misure previste dal decreto Cura Italia. Forza. Vai. Ok, questa è la tabella che mostra i principali risultati della simulazione. In questo caso l'analisi è stata fatta per decimi di popolazione. I primi due decimi rappresentano appunto il 20% meno ambiente della popolazione e la quota di popolazione che ha subito la maggiore perdita in termini di reddito equivalente. Vediamo però al contempo come la quota di reddito recuperata tramite l'applicazione delle misure stanziate dal governo sia riuscita appunto a far recuperare tutta la perdita di reddito subita da tale quota di popolazione. Di conseguenza anche in questo caso si riesce a mantenere più o meno inalterato quello che è il livello della disuguaglianza economica. Possiamo dire che i due modelli hanno sia analogie che differenze, perseguono lo stesso obiettivo, è stato necessario utilizzare un simulatore e confermano entrambi l'efficacia delle misure. Diciamo le differenze fanno soprattutto riferimento alle assunzioni di base che riguardano il calcolo della perdita di reddito, mentre l'altra fanno riferimento a come vengono definite le ore in meno lavorate. Inoltre l'unità statistica considerata nel primo modello è la famiglia, mentre nel secondo modello sono i lavoratori, sia essi dipendenti che autonomi. Il periodo di riferimento è diverso e per quanto riguarda la disuguaglianza abbiamo detto che entrambi confermano l'efficacia delle misure, ma i livelli dell'indice di Gini che si sarebbe verificato è leggermente diverso. Concludendo quindi possiamo dire che entrambi i modelli evidenziano il fatto che la pandemia avrebbe avuto delle conseguenze estremamente negative in termini di disuguaglianze economiche, ma che tramite queste misure compensative del governo si è riusciti a mantenere perlomeno costante questo fenomeno. In assenza delle misure, infatti, l'indice di Gini avrebbe raggiunto un livello insostenibile per l'Italia. Proprio per questo motivo è fondamentale che l'Italia programmi un percorso di riduzione di tale fenomeno.
in modo da ridurre tutti gli ostacoli alla crescita economica, dare maggiori opportunità alla quota di popolazione meno abbiente e ridurre non solo le disparità generali, ma anche quelle regionali che affliggono il nostro paese. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie. Complimenti. Se ci sono domande da parte della Commissione? No? Procediamo con Marta Cupelloni, che porta una tesi con il professor Morganti. Marta. Grazie per la distanza, così siamo più... Allora, sì, la candidata tratta un altro tema delicato, sempre, diciamo, con potenziali implicazioni della pandemia da Covid. In questo caso parliamo di debito pubblico, di deficit pubblico italiano. Lascio la parola a Marta, prego. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Allora, il titolo della mia tesi riassume tre linee principali di ricerca. La prima mira... Guarda, qua clicca sul... Sono andato avanti io, in basso sulla freccina, guarda. Posiziona il mouse lì, sulla freccina, perfetto. Perfetto. Allora, la prima, che si sviluppa lungo tutto il capitolo 1, mira ad indagare i principali fattori di crescita del debito pubblico italiano attraverso lo studio della sua evoluzione strutturale. La seconda, che si concentra invece sul periodo recente, mira ad indagare il legame empirico tra l'incremento di deficit PIL 19-20 e il rapporto debito PIL 2019. Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo preso a riferimento un'analisi econometrica condotta dall'Osservatorio sui conti pubblici italiani e in particolare dal Junior Economist Giulio Gottardo. Abbiamo pertanto deciso di replicare tale analisi effettuando un nostro tentativo di stima econometrica, scegliendo di diversificare gli elementi presenti nella sua analisi. Il terzo e ultimo obiettivo consiste infine nell'esaminare le principali misure di contrasto alla crisi da Covid intraprese dall'Unione Europea, tra cui emergono sicuramente l'attuazione del Recovery Fund e l'attivazione della General Escape Clause contenuta all'interno del patto di stabilità e crescita. Oltre alla sospensione temporanea dei parametri e al riacceso il dibattito su una possibile riforma delle regole fiscali europee, alla fine della presentazione ricontiamo alcune proposte di revisione. Quest'altro? Questo qua. Altro tasto. Okay. Partendo dall'analisi strutturale del debito pubblico italiano, possiamo ritenere un grafico relativo all'evoluzione della composizione del debito pubblico per soggetti detentori nel periodo 2000-2020. Notiamo sin da subito una crescita più che proporzionale della quota percentuale di debito detenuta dalla Banca d'Italia, che arriva nel 2020 a detenere ben il 21,6% del debito italiano. Questa crescita è dovuta in particolar modo all'avvio nel 2015 di un programma emanato dalla BCE che consente alle banche centrali di acquistare titoli pubblici emessi dagli Stati membri, noto come quantitative easing. Arriviamo poi nella slide successiva a identificare i principali fattori di crescita del debito italiano. Poiché lo Stato si indebita per la stragrande maggioranza sotto forma di titoli obbligazionari, l'accumulo di interessi da pagare ai sottoscrittori contribuisce ad aumentare la montagna di debito pubblico. Inoltre, poi il differenziale tra il rapporto della spesa per interessi, ovvero il costo medio del debito, e il tasso di crescita del PIL nominale, costituisce l'effetto snowball, che rappresenta un meccanismo di autoalimentazione del debito. Possiamo osservare in questo grafico che il costo medio del debito, dall'inizio degli anni 90 fino ad oggi, e certo nel 95, è sempre stato superiore rispetto al tasso di crescita del PIL nominale, portando a rialzo il rapporto debito-PIL. Altra e ultima determinante principale della crescita del debito è il disavanzo primario di bilancio, dato dalla differenza tra entrate e uscite pubbliche al netto degli interessi sui titoli di Stato. In questa slide invece arriviamo ad indagare il rapporto, il legame empirico tra il rapporto debito-PIL e l'incremento di deficit pubblico registrato dal 2019 al 2020. L'obiettivo di tale analisi è dimostrare che i paesi che già prima del Covid avevano un elevato livello di debito pubblico, come ad esempio l'Italia, sono quelli che hanno riportato i maggiori livelli di spesa pubblica e di conseguenza di deficit pubblico. Questa analisi prende a riferimento un campione di 34 paesi avanzati, selezionati tra i 39 della categoria delle economie avanzate, delineata dal Fiscal Monitor, pubblicato il 7 aprile 2021 dal Fondo Monetario Internazionale.
La tecnica consiste nella stima di tre modelli multivariati di regressione che, oltre al rapporto debito-PIL, considerano anche il numero di morti di Covid per milioni di abitanti nel 2020 e il tasso di variazione del PIL dal 2019 al 2020. In questa slide vengono riportati i tre modelli di regressione stimati da Lombardo, potendo osservare che nella prima equazione l'incremento del deficit è posto in funzione del rapporto debito-PIL e del numero di morti di Covid. Nella seconda l'incremento del disavanzo è funzione di tutti e tre regressori, mentre nell'ultima equazione l'incremento del deficit-PIL dipende solamente dal rapporto debito-PIL e dal tasso di crescita del PIL. Abbiamo poi riportato i risultati dell'analisi di regressione svolta da Lombardo, notando che in tutti e tre i modelli stimati gli unici coefficienti statisticamente significativi sono proprio quelli relativi al rapporto debito-PIL 2019, oltre che a quelli relativi all'intercetta. Dunque, possiamo concludere che anche a parità di gravità della pandemia e della recessione, gli unici coefficienti statisticamente significativi sono quelli relativi al rapporto debito-PIL. Abbiamo inoltre, guardando all'indice di determinazione adeguato, possiamo dire che nel primo e secondo modello il rapporto debito-PIL spiega circa il 25% della variabilità dell'incremento di deficit, mentre nell'ultimo la percentuale spiegata dal rapporto debito-PIL è di poco inferiore, pari circa al 22%. Dunque, avendo osservato che nel modello di regressione stimato da Contatto l'unico coefficiente statisticamente significativo è il risultato del rapporto debito-PIL, abbiamo deciso di implementare un nostro modello di regressione lineare semplice. Abbiamo deciso, oltre a variare il numero di regressori, di prendere i dati da Banca d'Italia per quanto concerne il rapporto debito-PIL e da Eurostat per il quoziente deficit-PIL. Inoltre, a partire da questi dati, abbiamo costruito un diagramma di dispersione che ci mostra la presenza di un legame di correlazione lineare positiva tra rapporto debito-PIL e incremento deficit-PIL. Poiché notiamo che i dati si dispongono secondo una linea retta, è possibile tracciare una retta di regressione che interpola i dati, qui specificata nei suoi termini. Possiamo notare inoltre che il punto dell'Italia, poiché sia prossima alla retta, e ci identifica che i valori osservati in questo caso si avvicinano molto ai valori stimati dal modello. Abbiamo infine riportato i risultati più significativi di questa analisi. Partendo dal coefficiente del rapporto debito-PIL, possiamo notare che per ogni incremento di un punto percentuale del rapporto debito-PIL, l'incremento del deficit-PIL corrisponde all'1,8%. Quanto all'errore standard, il suo valore prossimo allo zero indica che la variabilità di questa distribuzione campionaria è molto ridotta. Passando alla statistica T, un valore superiore a 1,64 indica che il coefficiente è statisticamente significativo a livello di confidenza del 90%. Per contro, un valore del PDL maggiore di 0,05 indica che il coefficiente non è statisticamente significativo a livello del 95%. A conferma di ciò, possiamo osservare che gli estremi dell'intervallo di confidenza comprendono lo zero. Infine, il coefficiente di determinazione R4 ci mostra che in questo caso circa il 16% della variabilità dell'incremento del deficit-PIL è spiegato dal rapporto debito-PIL 2019. Passiamo ora ad indagare brevemente le misure attuate dalla Commissione europea, specificando che l'attuazione del Recovery Plan si ispira all'approccio teorico che punta sul tasso di crescita potenziale del PIL per ridurre il debito pubblico. L'emissione di recovery bond sul mercato si mira invece a condividere il debito e a contenere il livello del tasso di interesse, mentre l'attivazione della General Safe Clause identifica l'approccio, l'orientamento espansivo delle politiche di bilancio adottato dall'Unione Europea. Le proposte più interessanti di revisione del patto sono riportate in questa slide. Allora, la prima proposta di revisione arriva dall'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Olivier Blanchard, che insieme agli economisti internazionali Alvaro Leandro e Pierre Kinzettermeyer propone di sostituire le regole di bilancio vigenti con alcuni standard qualitativi. Altra proposta arriva dall'economista Enrico Delia, che suggerisce di cambiare il denominatore dei parametri da PIL a entrate statali per consentire una valutazione delle situazioni finanziarie di bilancio superiore in termini di qualità e trasparenza. Ultimo rilievo, più di carattere sistemico, è stato mosso dall'European Fiscal Board, che propone di introdurre la cosiddetta Expenditure Rule, volta a incentivare gli investimenti pubblici, e la Golden Rule, tesa a scomputarli dal bilancio.
Arrivando alle conclusioni del nostro lavoro, possiamo concludere che, quanto all'analisi strutturale, il debito italiano si presenta soprattutto sotto forma di titoli a medio lungo termine ed è sempre più in mano ad enti pubblici quali Banca d'Italia, BCE e il Fondo Monetario Internazionale. Passando all'analisi evolutiva, il nostro elevato livello di debito pubblico deriva da un accumulo di ingenti deficit pubblici e primari, dalla crescente quota di interessi passivi e dall'effetto snowball. Passando all'analisi di regressione, quest'ultima ci ha dimostrato che, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, i paesi con le finanze pubbliche più deteriorate prima della pandemia sono stati quelli che hanno speso di più anche nel 2020. Questo legame tra debito e aumento del deficit è stato confermato dalla nostra regressione lineare semplice. Analizzando infine gli approcci teorici della riduzione del debito pubblico, abbiamo notato che un processo sostenuto di crescita economica risulta efficace nella riduzione del debito. Chiaramente, per stimolare la crescita serve soprattutto maggiore flessibilità fiscale. Grazie. Grazie. Ci sono domande dalla parte della Commissione? Perfetto, grazie. Allora venga Tamar Ilurize, che porta una tesi con il professor. Sempre io. Sempre te, io con me. Professor Morganti, grazie, scusami, ovviamente, ma non ce l'ho qua davanti, vado a memoria, ma che se dà la memoria. I'm going briefly to introduce the candidate. Okay, Tamar, she's going to talk about the rise of digital banking. So we are going to talk about digital banking services in financial intermediation. And she paid particular attention to the cases of EU, European Union, and Georgia, since she is from Georgia. So I give the floor to Tamar. Thank you so much, and hello everyone. I'm from Georgia, and you can guess it also from the colors of my side. So today I would like to present my topic on the rise of digital banking, its prospects and challenges, supported by the examples of EU and Georgia. Okay, so main aim of the thesis is to understand digital banking as a part of fintech, study main challenges and opportunities of digital transformation of digital banking, and also present and showcase supportive examples of EU and Georgia. Main methods of the research, we are mostly qualitative in nature, and I used examination of existing literature using statistical diagnostic and text analysis. Main source used via official statistics. Statistics from Eurostat and Geostat, published fintech and digital banking manuals, and also official articles from the international banking and financial institutions. Now I would like to start the main topic of my thesis, that is fintech, and it's one of the most ingenious inventions that has significantly changed the lives of of the customers of the banks. Fintech has a very long history of development, and as you can also on the slide, it has undergone three most important phases. Starting from the 1860s, it first led to the introduction of the banknotes and the coins, then their conversion into credit cards, and finally reduction in cash flow. Far more than that, establishment of communication systems, reconstruction of roads, emergence of internet, and also a complete reformation of banking and financial sectors are strongly linked to the complete development of fintech. Modern fintech business models are strongly oriented on transforming our financial behavior and shaping new trends of banking solutions. This seeks to emphasize and describe the following fintech business models, that is digital banking, alternative credit scoring, insurtech and digital insurance, P2P lending, artificial intelligence, wealth management technologies, and also regulatory technologies. But of course, main part of the thesis is devoted to the digital banking and seeks to emphasize that the future of the banks today depends on the level of
leveraging things like people visit customer-centered inventions like agent self-service capabilities, chatbots, cloud computing, big data analytics, and so on. I will not go in detail here. Also, to be in particular, this is all completely oriented on describing digital banking and also show commercial banking and central banking perspectives. It is oriented on the challenges of the central banks, about the issuance of central banks digital currencies and also central banks infrastructure in the era of fintech. And from the commercial banking perspective, it overviews new trends, shifts in customer behavior, and also arrival of new generations in banking, like millennials and Generation Z. Also, this is orienting, showcasing digital agenda of EU, European Union, and Georgia, upcoming and ongoing projects that aims to improve a digital environment in those countries. On the slide, there is some of the main projects that helps the countries to become more digitalized. In the third chapter of the thesis, it is completely oriented on presenting supporting examples. It explores and compares each other the official and main indicators of the digitalization of those countries. And I would like to start with the level of internetization. Sorry, I just keep sliding. It's fine. Okay, should be. Is everything fine? Come on. I guess so. Okay. Okay, so I would like to start with the level of internetization in Georgia and EU. So it is one of the main prerequisites that describes what is the what is the potential of those countries to become more digitalized. So it shows that the level of internetization in both countries are high, sufficiently high to have a potential. It, like for the EU, according to 2020 data, it's 91%, and according to Georgia, it's like 84% in 2020. Then there is the frequency of the internet use daily, how they use internet. There also, we have a very good results, like 80% for EU and 90% for Georgia. So it means the population are so digitalized and they love using digitalized services. But when it comes to the main indicators, that is the use of internet banking, here we see that the results are not as satisfactory as we would like to be. Here we see that in Europe, it's like only 58%, and Georgia is very low, it's like about 35%. So it means that despite of the fact that population loves to use internet, they don't prefer to use internet banking. So it refers to the problems that I would like to say in detail in the conclusions. To continue with this last chapter of the thesis, it also describes two international banks. It's like N26 for the EU and Bank of Georgia. N26 is like monobank. It is absolutely branchless and it does not have any branches. And Bank of Georgia is a traditional bank, but has a very high level of internetization and digitalized services. And the most important fact during the research was that customer satisfaction is exactly the same for both. So it means also traditional banks can have a very good services and very comfortable clients with it. So also we have regulations. In the thesis, I described some of the regulations that are ongoing and also in progress. And the main aim of this method are to ensure that the technology and regulatory and supervisory methods are technology neutral, and they aim at improving the digital environment in both countries. And finally, conclusions. We have like several parts, but I will be very fast. First, to start with fintech itself. It is a disruptive technology, and it has been evolving and transforming a lot of sectors like finance, finance, communication, internet, and so on. And for now, it's
gives central banks a big opportunity to ensure that their operations are more safe and secure, and also facilitates highly effective inter-central bank collaboration with their peers. But it still may cause uncertain outcomes and may affect core functionalities of the central banks. And also, central banks need to define what are the legal aspects, powers, functionalities, and features of central banks' digital currencies. And most importantly, they need to define what is the trade-offs between the traditional objectives of the central banks today. When it comes to the commercial banks, to be successful in the future, they really need to obtain more of the humanity into their structures, and they need to become paperless and branchless self-service institutions. The last thing is about digital agenda and statistical comparisons. So while in EU, they already developed this single EU digital market theory, and they are really high, Georgia lags behind this, because they still have the problems of internetization in the rural areas. And about the statistical comparisons, we saw that both in EU and Georgia, internet using of internet banking is not really high. So it refers to the fact that existing banks and internet companies are not able to provide sufficiently good customer-centered banking services, or the second, only few of them are trying to do it. Unfortunately, I could not make a conclusion about it because the statistics, also information, is not sufficient for it, but I think it's a good research topic for the banks for the future. So it was all. Thank you for your attention. Ok, thank you so much. Ritiriamo un attimo e torniamo fra qualche minuto. Vediamo un attimo per vedere come sono andate le cose, diciamo così.
chiamiamola Naila Babayeva. It is the moment now for the declaration. Okay. So the commission approved your final graduation exam. Thus, I declare you graduated of a master's degree in market quality and marketing with the score of 110 and laude. Thank you. Gloria Visconti. La commissione ha approvato il suo esame di laurea, pertanto le conferisco la laurea in amministrazione, finanza e controllo con voti 110 su 110 e all'unanimità la commissione le conferisce la lode. Marta Cubelloni. La commissione ha approvato il suo esame di laurea, pertanto le conferisco il diploma di laurea in amministrazione, finanza e controllo, o 110 su 110, e per unanimità la commissione le conferisce la lode. La faccio, lo devo fare, devo respirare pure io. So, Tamar Ilulize. Oh, correctly, okay. Yes. The commission approved the final graduation exam. Thus, I declare you graduated on master's degree in administration, finance, control. The score of 110 and laude. Benissimo. Allora, good luck, take care. E arrivederci, andiamo a festeggiare. Ciao.